il latte materno è l'alimento naturale per il neonato, per il cucciolo dell'uomo, e quindi è il miglior nutrimento possibile per lui. Dovete sapere che ogni mamma fa il latte giusto per il proprio bambino, cioè in base all'età gestazionale, in base all'epoca della vita, durante la giornata, nelle varie poppate della giornata, cambia la composizione del latte proprio perché ogni mamma fa il latte giusto per il proprio bambino. Potendo, è bene allattare esclusivamente al seno il bambino per i primi 6 mesi di vita. Dopodiché mantenere l'allattamento al seno, ma va integrato con altri alimenti, perché vanno a esaurimento le scorte che il bambino si è fatto durante l'età gestazionale, durante il periodo della gestazione, quindi va integrato con altri alimenti. Possibilmente manteniamo il latte materno almeno fino all'anno di vita del bambino. Poi possiamo, secondo le raccomandazioni anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuare fino ai 2 anni con il latte materno. Un lattante sano non ha bisogno di fare controlli sulla quantità di latte che prende, si autoregola. È importante che la mamma impari i segni di fame del bambino, impari a riconoscere quando il bambino ha fame, che può essere il bambino che si porta il dito alla bocca e quindi cerca di succhiare, che può essere il bambino che fa schioccare la lingua, cioè ogni mamma poi riesce a capire qual è il segnale di fame del bambino. E ci possiamo avere un lattante che fa 6 pasti al giorno e uno che ne fa 10, va bene ugualmente, perché è un ritmo che madre e bambino decidono insieme. In alcuni casi può succedere che una piccola percentuale di mamme non debba allattare il proprio figlio per motivi clinici. In questo caso dobbiamo ricorrere alle formule artificiali. Ma in ogni caso quello che è importante è che il momento del pasto sia un momento madre-figlio, soprattutto nei primi mesi di vita, che comunque il bambino abbia le attenzioni della mamma, attraverso queste passano il senso di protezione e di sicurezza. Diciamo che quello che serve al bambino è l'alimento giusto per il momento che sta vivendo, ma più di questo serve una mamma serena che gli sta vicino, che si sente soddisfatta del ruolo che sta ricoprendo in quel momento.